Luisa Spagnoli, la donna visionaria del Novecento italiano. In lei si combinano abilità femminili e vocazioni moderne. Lei, il centro ispiratore di un'impresa che ancora oggi è sinonimo di eleganza senza tempo. La Luisa Spagnoli. La geniale ispirazione nasce da una passione. Nel 1928, Luisa Spagnoli, nella villa di Santa Lucia, inizia ad allevare conigli d'angora. Non per il loro sublime aspetto, ma per sperimentare nuove tecniche di raccolta e di filatura del soffice pelo. La villa di Santa Lucia in poco tempo prende la forma di un piccolo laboratorio, con all'interno 6 o 7 operaie prestate dalla Perugina, in cui nascono le prime creazioni. Ma torniamo indietro di qualche anno. Scopriamo il legame che c'è tra Luisa Spagnoli e la Perugina. Sullo sfondo di un'Italia provinciale, molto per bene, dove è facile scorgere il volto aggrottato e il giudizio arcigno delle persone, Luisa Spagnoli non si lascia condizionare né dai dettami dell'epoca né dal suo essere donna. E nei primi del Novecento, con il marito Annibale Spagnoli, rileva una piccola drogheria. Nel 1907, gli Spagnoli, insieme ad alcuni soci, tra cui Francesco Buitoni, fondano la Società Perugina per la produzione di confetti. Siamo nel 1922 e Luisa inventa il Bacio Perugina, cioccolatino che diviene famoso in tutto il mondo. Un anno dopo, nel 1923, Luisa è la prima donna manager ai vertici. Entra a far parte del CDA della Perugina. Lei, donna, a Perugia, negli anni 20, in una piccola città rurale, per il 40% analfabeta, in una società in cui le donne erano solo figure marginali. Libera, carismatica e con lo sguardo sempre avanti. Lei, donna a capo della Perugina. Luisa e Mario combinano ciò che è alle loro spalle con ciò che è nella loro mente innovatrice. Siamo nel 1937, 2 anni dopo la morte di Luisa Spagnoli. Nasce la Luisa Spagnoli SRL. Il titolare è il figlio, Mario Spagnoli. Fu grazie a Mario che l'angora Luisa Spagnoli iniziò a trasformarsi in una realtà industriale di prima grandezza, specializzata in abbigliamento femminile di alta qualità. Haute couture a prezzi accessibili per tutti. Oltre alle tante invenzioni, Mario fece distribuire nelle case un filarello semimeccanico insieme ad alcuni conigli. In questo modo le donne contadine iniziarono a raccogliere a domicilio l'angora, guadagnando 550 lire al chilo, più un omaggio. Mia madre volle assaggiare la possibilità del futuro e valutare l'importanza del suo laborioso tentativo presentando in alcuni tra i maggiori negozi in Italia e all'estero i primi indumenti di lana di coniglio d'angora. E con quel primo, timido passo, la battaglia poteva dirsi già vinta. Siamo nel 1943 e l'angora Luisa Spagnoli è considerata l'industria per la lavorazione della lana di coniglio d'angora più grande d'Europa. Mario inizia a guardare oltre confine. Europa, America del Nord, Australia. Mario dà vita a una comunità autosufficiente organizzata, provvista di abitazioni per i dipendenti, generi alimentari, servizi e strutture d'assistenza. Una città nella città, la città dell'Angora. 1960. Lino Spagnoli è il nuovo amministratore delegato della Luisa Spagnoli. Sicuro di sé, deciso e immerso in un'avanzata razionalità aziendale, dà vita a una serie di imprese artigiane satellite, gestite da personale proveniente dalla casa madre e dotate di know-how e avanzata tecnologia. Lino decentra l'attività produttiva, potenziando così la capillare rete di distribuzione commerciale. Con Lino Spagnoli, la rete dei negozi diretti si allarga sempre di più. Quest'uomo, baldanzoso nei riguardi del mondo, con uno sguardo più fiero che spavaldo e dal mento incorniciato da un pizzo futurista, ha trasformato il piccolo laboratorio Luisa Spagnoli in una organizzazione complessa, molto attenta alla produzione, alla strategia, al marketing e alla finanza. La storia dell'imprenditoria fino agli anni 50 è stata solo qualche volta la storia di una famiglia. È della storia di una famiglia che stiamo narrando.
Ogni singola persona di ognuna delle quattro generazioni è impregnata dell'odore della tradizione. Un odore che sa di terra, di genuinità, di famiglia, di appartenenza. Un'essenza equiparabile all'odore della pelle, di una pelle di cui ci si innamora. Un odore che ha in sé una forza di persuasione talmente dominante e penetrante che non ha tempo. È senza tempo. Rimane per sempre. E rimane per sempre soltanto ciò che è fatto bene, ciò che nasce dalla tradizione e dal valore emotivo posto in ogni cosa, anche la più piccola. Nicoletta Spagnoli lo sa, lo ha respirato fin da quando, incuriosita, gironzolava nel reparto creativo della Maison Luisa Spagnoli. A 27 anni, dopo una laurea in farmacia presso l'Università degli Studi di Perugia e un periodo di perfezionamento all'Università della California di San Diego, Nicoletta Spagnoli entra in azienda, prima come stilista e dal 1986, anno dell'improvvisa scomparsa del padre, come amministratore delegato. La sfida è tutt'altro che facile. Nicoletta si ritrova a dover gestire tutte le funzioni aziendali, alcune per lei completamente sconosciute. È consapevole di avere tra le mani non solo un marchio consolidato, ma un pezzo di cuore, amore distillato e sudore di anni. Nicoletta ha un mantra: prendere ogni decisione immaginando che sarebbe stata quella che anche mio padre avrebbe adottato. Solo in questo modo può guardare avanti, senza dimenticare quello che c'è dietro. Nicoletta desidera innovare mantenendo l'identità, l'appartenenza, il valore familiare della Luisa Spagnoli. Si dedica all'acquisizione di una nuova fascia di clientela, una donna giovane, sofisticata, attenta alle tendenze della moda e alla qualità. A questo fine intraprende una strategia di rinnovamento stilistico. Nel frattempo si concentra sul rafforzamento della rete di vendita a gestione diretta, che permette di rispondere con tempestività alle richieste delle clienti, e sulla ristrutturazione del layout dei negozi, per renderli più armonici con le nuove proposte. È consapevole che per vendere è necessario offrire capi affascinanti, ad alto valore aggiunto, che colpiscano l'emotività. Acquistare non è solo un atto pratico, ma dietro c'è una scelta di cuore. Una donna desidera essere vestita della sua anima, rassicurata nelle sue scelte, perché è consapevole che non sono effimeri atti d'acquisto, ma appartengono intimamente a lei, a quello che è. Vuole essere viva a 360 gradi. Per questo Nicoletta decide di dar vita al Total Look Luisa Spagnoli. Capi d'abbigliamento, borse, bijou, foulard e il profumo. Il profumo Luisa, prima fragranza firmata dalla Maison nel 2013. Intensamente femminile, il racconto di una donna fatta di testa, cuore e solidità. Una donna essenza di se stessa. Il viaggio di Nicoletta prosegue sempre più velocemente fino ad arrivare oltre i confini. La Luisa Spagnoli, già presente in 50 paesi, supera gli orizzonti, arrivando sempre più lontano. La forza della storia di questa famiglia, che è anche una forza imprenditoriale, sta nell'avere in testa un solido e unico punto di riferimento. Il produrre non beni, ma significati, valori, aspettative, identità. Creare un sentimento simbolico e non un mero abito. Mettere le emozioni dentro a un vestito per non far sentire mai fuori luogo chi lo indossa. Percorrere i segni del tempo, mantenendo viva la stessa eleganza di sempre. Un'eleganza senza tempo. Questa è l'alchimia che Nicoletta Spagnoli, giorno dopo giorno, stabilisce tra sé e le sue donne. In questo modo, Nicoletta scrive il presente e il futuro della sua azienda.